l'occasione di un convegno interessante sul federalismo fiscale con la presenza di parlamentari nazionali è quella di affrontare il tema della situazione economica di questo nostro paese, ma anche le prospettive. Temono, non temono, prevedono le elezioni politiche insieme a quelle amministrative nella primavera prossima? Io purtroppo non prevedo che si andrà a votare in primavera, sottolineo purtroppo perché il governo ormai ha scelto di tirare a campare e il paese avrebbe bisogno invece di un governo che governi. Temo che sia iniziata con quest'estate, con l'esplosione del PDL, del principale partito di governo, con la crisi di leadership di Berlusconi, una lunga stagione di crisi che non sarà breve. E dubito che sia Berlusconi, sia Bossi, sia Fini abbiano in mano le chiavi per provocare le elezioni anticipate, perché ormai nessuno dei tre le vuole veramente. Il risultato è che ci aspetta una stagione nella quale, certo, può sempre capitare un incidente che porti il Paese al voto anticipato, ma nessuna di queste tre forze è in grado di programmare il voto anticipato. Naturalmente noi, Partito Democratico, dobbiamo denunciare questa situazione, ma questo lo facciamo, non ci vuole molto, e soprattutto preparare per quando sarà, subito o nel 2013, se questa lunga agonia del centrodestra durerà fino ad allora, e io non me lo auguro. Dobbiamo preparare una credibile proposta alternativa che si deve concentrare sui problemi del Paese, poi gli alleati verranno, ma in questo momento un elettore deluso dal centrodestra, e ce ne sono tanti, che si volga verso di noi, ancora non vede una proposta credibile sul futuro del Paese. È a questo che noi dobbiamo guardare preliminarmente. Ma no, non credo che si voterà in primavera, però dobbiamo prepararci mentalmente, psicologicamente e anche politicamente per quando ci saranno. Saranno un po' più avanti, perché Berlusconi vuole tutto fuorché le elezioni. Finge di volerle, ma in realtà, siccome è preoccupato unicamente dei suoi problemi giudiziari, dice che finché sta lì al centro del tavolo di comando magari può condizionare anche le vicende giudiziarie.